Allora, ci è parso di capire che la vostra protesta in sostanza è questa: per i 90 milioni di finanziamento ai partiti loro vorrebbero trovare una copertura di 75 milioni sull'accisa sulla benzina, quindi aumenterebbe la benzina proprio adesso che si prospetta l'estate e quindi coprirebbero i 90 milioni. Praticamente col decreto del fare hanno inserito come copertura finanziaria nel decreto del fare un aumento delle accise per un introito di 75 milioni e intanto qua dentro oggi si è votato contro l'abrogazione dei rimborsi elettorali che ammonterebbero a 90 milioni. Questo è scandaloso, nel senso che per dare dei soldi al partito comunque sempre si aumentano le tasse sui cittadini. Solo voi del Movimento 5 Stelle, astenuti quelli di Fratelli d'Italia, e la Lega come ha votato? La Lega ha votato favorevolmente, ma continuiamo a essere l'unica opposizione, perché quando c'è da discutere di queste cose siamo gli unici propositivi. Abbiamo presentato noi la mozione proprio per abrogare i rimborsi elettorali, visto che considerato che continuano a parlare di rimborsi elettorali, di abrogazione dei rimborsi, ma in realtà praticamente non stanno facendo niente e continuano a intascarsi questi. E quelli di SEL? Quelli di SEL continuano a fare discorsi retorici senza però fare atti concreti. Quindi alla fine insomma avete votato solo voi contrari. Esatto, favorevoli alla nostra mozione che abrogava per l'appunto la rata dei rimborsi elettorali e vogliamo abrogare tutti i rimborsi elettorali, perché ricordo che c'è un referendum tra l'altro con cui per l'appunto si chiedeva l'abrogazione dei finanziamenti pubblici e con una truffa loro hanno chiamato i finanziamenti pubblici rimborsi elettorali per intascarsi sempre gli stessi soldi.